Gli appassionati di tennis della Città dei Sassi potranno contare da oggi sulla disponibilità di due nuovi campi da tennis inaugurati oggi presso il Circolo Tennis. Questa struttura è stata possibile poterla portare a termine grazie al grande lavoro effettuato dall'amministrazione comunale, dagli uffici preposti, gli uffici dei lavori pubblici e quant'altro, che ci hanno dato la possibilità di stamattina di poter donare alla città questo impianto. 83.000 euro più IVA, ma è una goccia nel mare rispetto agli investimenti che dobbiamo fare, che ci impegniamo di fare per recuperare tutti gli impianti sportivi in città. Attraverso lo sport si può recuperare quella socialità perduta con la pandemia, può essere anche un volano per diciamo una medicina preventiva, quindi crediamo che devono essere questi, come il Circolo Tennis, degli aggregatori sociali e quindi molto importante per noi impegnarci, continuare a impegnarci per curare queste strutture. L'intervento ha riguardato i due campi coperti da una tensostruttura per una superficie di circa 1.350 metri quadri, ha spiegato l'assessore comunale ai lavori pubblici Santelo Murno, ed è consistito essenzialmente nel rifacimento totale della pavimentazione che dopo tanti anni si presentava in pessime condizioni. È un lavoro che è cominciato quasi un anno fa con la realizzazione del massetto nuovo di sottofondo, perché il vecchio era in pessime condizioni. Però abbiamo avuto qualche problema sulla maturazione di questo oggetto di calcestruzzo, che si è protratto oltre i 3-4 mesi attesi. Abbiamo trovato una soluzione attraverso la realizzazione di una sorta di barriera all'umidità che ha anticipato poi la realizzazione degli strati successivi della pavimentazione vera e propria. Il costo totale dell'intervento, si legge in una nota, è stato di circa 86.000 euro più IVA.